io qua lo dico, qua lo faccio. Se arriviamo a 30.000 mi piace, ragazzi, vi giuro che sveglierò tutti i ragazzi della Stream House con i gavettoni di prima mattina. Ciao a tutti ragazzi, io sono Ente. Come sempre bomberoni, bentornati sul canale nostro con un nuovissimo video direttamente dalla Stream House. Quindi quest'oggi, come sicuramente avrete anche già letto dal titolo, bomberoni miei, torniamo con un delirio, con un'ignoranza incredibile. Ebbene sì, perché guardate ragazzi che cosa ho preparato: una montagna di gavettoni. Questi qua tra l'altro ragazzi sono gavettoni tra virgolette medi, perché poi le bombe vere e proprie, cioè raga guardate, questi qua sono dei missili, le ho nascoste in questo cestino. Naturalmente però, prima di iniziare ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un bel pollicione in su, e io qua lo dico, qua lo faccio. Se arriviamo a 30.000 mi piace, ragazzi, vi giuro che sveglierò tutti i ragazzi della Stream House con i gavettoni di prima mattina. Ci siamo capiti? Tornando a noi, cos'è che andremo a fare, raga? Intanto la prima vittima del giorno sarà Kat, perché si parte sempre dalle pischellette, hanno sempre la precedenza. Quindi muniamoci come sempre del nostro complice, e io direi di partire dal mio vicino di stanza, ossia Sblito. Sblito! Oh! Bisogna piantare un gavettone a Kat, sei pronto? Lo sapevo, lo sapevo. Ma dillo prima! Ho preparato una montagna di gavettoni, vieni a vedere, vieni a vedere. Ho tutti per lei, eh. Poi ho preparato i gavettoni normali e i gavettoni missili, che sono ancora più grossi. Guarda, qua dentro trovi giganti, queste qua sono i 4 missili, sono enormi. Fra, prova a prenderlo in mano, eh no, occhio non fatelo scoppiare. Dio! È enorme, quello è enorme, fra. Quello è enorme, guarda, guarda. E invece quelli lì sono un po' più piccolini. Siccome sto vedendo che i ragazzi qua si stanno iscrivendo e stanno scorreggiando come dei bravi ragazzi, così. Io direi di partire con Kat, con quello grosso. Sono male così. No, zio, cos'hai appena detto? Lei gli fai un favore, a lei gli piacciono le cose grosse. No, mi dissocio. Il piano di oggi quale sarà? Ok. Allora, noi partiamo con un gavettone, il missile, ok, questo qua. Okay. Praticamente con un ago, una pinzetta, vado lì, glielo buco in testa. In testa, fra. Ok, tanto lei mi sa che sta aiutando, sai. Dalle fastidio. Ok? Sì. Oh, fra, questi qua sono tutti per lei, eh. Ma che cosa dici? Giuro, sei pronto? Andiamo? Sì. Oh, ma vuoi farlo anche te? Lo facciamo contemporaneamente? Sì. Bomberoni, ci siamo! Allora, intanto... Guarda, tu hai il triplo! Guardate la differenza, ragazzi, dei due missili. Oh, fra. Ma perché usi tu quello grosso? Perché ce l'hai... No, fra, magari. Andiamo, raga, andiamo! Oh, fra, dobbiamo entrare insieme. Poverina, ragazzi, poverina. Comunque, oh, io sono veramente... Quando sono venuto in villa, raga, faccio solo scherzi che altro. Cioè, incredibile. Che Sblito non riusciamo a bucare il gavettone. Ma siete scemi. Voi siete scemi. Dai. Quella madonna, guarda come è bagnata. Guarda come è bagnata. In senso di acqua. Sei tutta bagnata. L'hai capita, fra. Aspetta, fammi aggiungere la roba. Ragazzi, ma io non so se vi siete accorti che Sblito non riusciva a spegnere il gas. È l'idea. Sì, Sblito. Lo sai che se non vanno, io sono bagnato, ma tu sei finito. Aia. Io sono povero. Fra, ma te non riuscivi a far scoppiare il gavettone? Sì, zio, non si voleva bucare. Era lì così, Sblito, non andava. Era lì così. Che è riuscito, dai, non prendo. Che strano. Ma io non è che me la prendo. Ma mi, la postazione. Fra, non vanno, zio. Come non vanno? Oh, fra, andiamo via. Oh, Sblito, io vado via. Non si sente. Come non si sente? Non si sente. Quindi, signori, la prima vittima del giorno l'abbiamo portata a casa. Però, c'è un però, ragazzi. Cut. Si sono rotte le cuffie, ma veramente? Vediamo se da qui a stasera si asciugano, se no vi giuro ve la faccio pagare il Cut, aspetta, ti puoi vendicare? Perché non è finita qua. Okay. In camera, lui l'ha visto, ho un esercito di gavettoni. Ma? Ok. E adesso è il momento di lanciare le tecnoide. Ma volo. Andiamo? Volo. Sì. Allora, let's go. Ragazzi, mi raccomando, se non spolliciate questo video, veramente... Dovrò mettere like, diglielo, cazzo, non mettere like. Mettete like, ragazzi. Perché qua si rischia di rompere attrezzatura, amicizie, attrezzacizie. Qua, ragazzi, video sono il delirio. Faccio pure la forchetta per bucare i palloncini. Ci sono due tipologie di gavettoni. Ok. I gavettoni bomba, che sono quelli più grossi che abbiamo usato per te. Grossi. Ok, capito, cazzo.
grossi, che catte, sono grossi. Meno male. E invece poi ci sono questi qua, quelli un po' più, vabbè, questo qua è bello sobrio, anche questo. Questo qua è bello grosso. Lo vuoi fare a te, Tech? Tieni in mano, tieni in mano. Ma perché me lo fai fare? Stai zitto, perché lo vuoi far fare a me? Perché vuoi dare la colpa a me? No. Oh, mamma mia, come... Dai, vabbè, palloncino. Ok, allora, lo vogliamo fare in tre, Tech? Sì. In tre? Sì. Porco duro, raga. Le bombe le lasciamo a casa e prendiamo altri due piccolini. Che poi no. Perché... Sì, ma sono. Posto, giro di becco il più piccolo io, dai. Sono soldi, bro. Però quelli no, Kat, te è più grosso, Tienilo bene, okay. Mano, Kat. Il c***o di PC, culo. Ah, sai, oh, c'ho le palle che sono diventate delle ghiande, fra. Benvenuto nel club, ragazzi. Oh, Tech, ma ti sei bagnato. Fra, sai, ma è troppo così. Sai chi aveva il c***o più grosso? Mi mena, ragazzi. Fai, ma guarda che se mi prendevi il computer. No, Tech. Il gavettone più grosso ce l'aveva a casa. Aia! Ma perché mi piacciono le cose grosse. Nooo! Ma è un lago, è diventato un lago. È diventato... Sì, ma guarda che pulite voi. No, pulisce cazzo. Ma che ho, guarda, anch'io sono nella stessa situazione, raga. Io sto andando a pulire la mia di postazione. Guarda, le palle. Ho un'idea. Mentre loro stanno qua a pulire, vieni con me giù che ti faccio vedere una cosa. Come loro stanno qua a pulire? Che cosa? Voi siete qua a pulire? Posso andare a pulire la mia? Asciugate e poi andate giù. Intanto che siete qua. Che c'è una chiamata io. Adesso faccio vendicare Tech con tutti. Sono il genio del male, ragazzi. Li metto gli uni contro gli altri. Oh, adesso ti vendi, zio. Sai perché? Ho riservato le bombe più grosse per te. Perché? Anch'io tiro? Sì, fratello. Ma chi è venuto sta idea poi di farmela a me? Cut. E perché stai registrando tu? Perché mi ha chiesto lei di fare un video. Ma fra, perché c'è in mano questa telecamera? Fra, perché praticamente adesso c'è, allora, c'è il momento della vendetta, no, zio. No, fra, sei stato tu. No, ce l'aveva lui la telecamera in mano fino a 2 secondi fa, vero Adam? Sì, ma questa è la tua telecamera, eh? Guarda che la riconosco, fra. Quindi? Oh. Io la presto, lo sai che la presto? No, ascolta. Fra, ti prego, fra. Sei un pezzo di merda, ascoltami. Fra, allora, non ti faccio niente, però mi devi fare... Anch'io. Ti do le più grosse. Sì. Ho dovuto prendere le più grosse. Ok. Ha spinto. Non lo so dove è andato spinto. Devo fare una telefonata. Guarda qua. Prendi questi. Ma ecco perché non trovavo il mio panno di c***i sporchi. Sono i più grossi. Prendi il verde è più grosso. Prendi il verde, zio. Guarda com'è grosso. Nei commenti a cazzo piacciono le palle. No. Andiamo un attimo in camera tua. Che non so dove sta. Non lo so dove è spinto. Cerchiamolo. Ma quanti c***i mi hai fatto? Ho preso tutto un sacco. La pioggia. Oh, porca c***a, c'è ancora l'acqua. Guarda, dov'è? Ha lanciato la sedia. Occhio, che mi sei che qua, eh? Ma è andato in camera sua. Ragazzi, l'abbiamo distrutto. Guarda, chiudi. Oh, non sono stato io, sei stato in Zecca. No, è stato attaccato. No, è stato attaccato. È stato attaccato. Lui che aveva il dito per il Oh, no, è stato attaccato, giuro, splito.